partono in questo momento. Sembra buona la partenza di Daniele Di Bona, che va a prendere subito la testa. Guarda dietro anche Matteo Guidi, c'è la bandiera a scacchi. Vittoria in gara 1 per Daniele Di Bona sul compagno di squadra Matteo Guidi. Abbiamo la volata per il terzo posto, provano a prendersi la scia ed è Rondina che riesce a passare su Raffaele Di Bona. Questo momento buono lo spunto di Matteo Guidi, e c'è la scivolata di Daniele Di Bona. Uno 57-8 nell'ultimo passaggio, ancora la staccata dentro, Raffaele Di Bona resiste all'esterno, Rondina sarà costretto ad accodarsi, anzi incrocia la traiettoria, ancora la staccata, abbiamo visto che comunque Di Bona è uno che stacca molto in fondo. Riesce a sfruttare un'indecisione, vince gara 2 Nicola Rondina su Raffaele Di Bona. E adesso c'è da andare a cercare la volata per il terzo posto. Chiude in terza posizione il Sannita della FR. Poteva andare un pochino meglio, perché insomma qua fuori ho fatto un po' fatica a prendere i giri, la velocità che mi serviva, la ruota dietro già non teneva più, le gomme sono vecchie, va bene, però mi sono divertito, è stata una bella gara lo stesso, complimenti anche all'altro ragazzo.